Salve, salve a tutti da Elisabetta. Come vi avevamo promesso, continuiamo questa serie dedicata alle incastonature e oggi vi mostrerò come incastonare un rivoli con le bagel. Allora, ecco qua, questa è l'incastonatura che vi vogliamo far vedere oggi. Come vedete è un rivoli da 14 mm ed è incastonato con le bagel, in questo caso sono da 6 mm e le rocaille le 15-0. Anche qui potete modificare, diciamo, la dimensione del castone e quindi modificare il rivoli, mettere un rivoli più grande o più piccolo, riducendo la misura delle bagel. Le bagel ci sono da 3 mm e da 9 mm, però io vi faccio vedere questo, che il rivoli da 14 è proprio quello più utilizzato. Essendo un video tecnica, ve lo faccio vedere con i materiali più utilizzati in assoluto. Allora, per iniziare, inseriamo una bagel, una 15-0, una bagel, una 15-0, una 15-0, sono 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bagel e 5 15-0. Andiamo in fondo e chiudiamo. Facciamo un nodino per chiuderle a cerchio. Così. In questo modo. E poi ci allontaniamo. Ci possiamo allontanare anche da quest'altro lato. Allora, cominciamo, diciamo, la nostra incastonatura. Ci dobbiamo portare con l'ago ad uscire dalla 15-0 in questo modo. Poi inseriamo 3 15-0 e rientriamo. Così. Poi andiamo dentro la bagel e di nuovo dentro la 15-0 e andiamo a inserire di nuovo 3 15-0. Così, e rientriamo dentro questa dalla quale siamo uscite, in questa maniera. Così facciamo questo lavoro lungo tutto il giro, quindi passando attraverso le bagel ci inseriamo nella perlina e facciamo con queste tre perline questa lavorazione qui, qui e qui. Facciamo l'ultimo. Così. Vedete? In tutte le perline 15-0 ci stanno queste quattro perline che creano questa specie di rombetto in tutti i lati. Adesso ci allontaniamo. Andiamo qui e ci portiamo l'ago e quindi il filo ad uscire da questa perlina qui, praticamente la terza delle tre che abbiamo messo. Vedete, questa è quella del giro di base. Queste sono le tre che abbiamo messo. Usciamo in questo modo, inseriamo una bagel e l'andiamo ad inserire tra queste due, così. Vedete? Poi di nuovo andiamo in quella accanto e quella accanto ancora. Così.
così. Inseriamo un'altra bagel e andiamo qui. Facciamo questo lavoro per tutto il giro, così, così, inseriamo la bagel e andiamo qui. Sì. Questo ce le fa sì che rimangano unite, vicine l'una all'altra, e lo finiamo questo giro. Ok, e inseriamo l'ultimo. Usciamo da qua e facciamo di nuovo lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima, quindi 1, 2, 3. Così, così. Poi andiamo in quella sotto, questa qua. E nella bagel. Dopodiché riandiamo in questa, questo sempre per evitare di saltare, in modo da non creare spazi vuoti. Il filo non si deve mai vedere. Quindi ci mettiamo su questa e rimettiamo le tre. 1, 2, 3. Così. Di nuovo andiamo in quella sotto. Entriamo nella bagel. Così. E riandiamo in quella sopra. E ci rimettiamo questo qua, così, in questa maniera, mettiamo le tre, finiamo di nuovo, anche in questo caso, tutto il giro. Facciamo l'ultimo giro. Così. Uno, due e tre. Praticamente facciamo quello che abbiamo fatto prima, quindi ci allontaniamo, ci facciamo questo giro, andiamo qua dove siamo entrati prima, nello stesso modo in cui l'abbiamo fatto prima, e ci dobbiamo portare il filo qui nell'ultima delle tre, proprio come abbiamo fatto prima, per andare a mettere la terza bagel. E quindi facciamo così, così, ecco qua, mettiamo la terza come abbiamo fatto finora. Quindi andiamo qui, andiamo qui, e ora ne mettiamo un'altra, andiamo qui. E finiamo di nuovo il giro. Adesso ci portiamo l'ago nella perlina più esterna e siamo nel momento in cui dobbiamo andare a mettere il rivoli. Mettiamo il rivoli all'interno, vedete, e ora quando noi andiamo a tirare, piano piano lo andiamo a chiudere. Adesso mettiamo il rivoli, lo mettiamo con il lato diciamo frontale sotto, e quello il retro invece ve lo trovate, lo vedete. Adesso noi siamo usciti da questa perlina qui, che è l'ultima, la più esterna. Inseriamo una bagel e andiamo in questa, quindi la più esterna di queste tre. Opla.
Così. Il lavoro tirandolo piano piano si stringe. Dopodiché inseriamo un'altra bagola. E andiamo sempre nella perlina più esterna. Così. Così. Il castone già si è chiuso. Rientriamo in tutte. In modo proprio da serrarlo per bene. Ora, per andare a chiuderlo in maniera perfetta, come diciamo secondo proprio le tecniche più utilizzate, noi dobbiamo andare ad inserire una perlina qui, una bagel. E per fare questo dobbiamo andare a riportarci il filo. Vi ricordate, queste sono tre, le tre che abbiamo messo, una, due, tre. Quindi noi ritorniamo indietro, diciamo che questo è il punto un pochino più, finora è stato veramente una facilissimo, diciamo, così. Quindi di queste tre usciamo dalla terza, inseriamo una bagel e andiamo qui. Nella base delle tre, quindi avendo l'archetto che fa così, quando noi facciamo questo lavoro, questa perlina ci si mette in mezzo. Quindi ci abbiamo tre perline davanti, tre bagel davanti e tre bagel di dietro. Quindi andiamo a inserire, ci riportiamo qui, così, nella parte di sotto dell'archetto, inseriamo la bagel e ci andiamo ad inserire qui. In questo modo l'accompagnate e si sistema. Dopodiché facciamo così, inseriamo la bagel e ci andiamo ad inserire. Queste si sistemano nello stesso modo sul davanti e sul dietro. E finiamo il giro. Inseriamo questa. Andiamo qui. Ecco, inseriamo la terza. E qui poi ci riportiamo come abbiamo fatto finora. Alla base e andiamo ad inserire l'ultima. Quindi questa e la andiamo ad inserire qui. In questo modo si incastrano. Così.
questo punto, ci riportiamo col lago sopra, facciamo il giro, ci portiamo il filo vicino all'altro, che è quello d'inizio, con il quale andremo a fare un nodino per poter chiudere il lavoro. Ed è così, facciamo un nodino. Un altro nodino, ci allontaniamo in modo da poter tagliare poi il filo in più. Vedete, sono 3 bagel davanti, 3 bagel dietro, il castone è chiuso. Ora con questo elemento, questa incastonatura appunto base realizzata con le bagel, vi consente appunto di utilizzarlo come poi meglio credete. Anche il video di oggi è terminato, come sempre vi saluto e vi auguro buon divertimento.